Buonasera a tutti e tutte e benvenuti al terzo appuntamento del progetto Africanti, culture dell'Africa subsahariana. E questo progetto è stato reso possibile dai piani giovani della Bassa Val di Sole, dalla Cassa Rurale della Val di Sole che ci ha gentilmente concesso lo spazio dove stiamo fisicamente conducendo la diretta. E anche grazie e soprattutto all'Associazione Amici della Sierra Leone che ha raccolto la proposta dei ragazzi che 2 anni fa sono stati portati in Sierra Leone durante il progetto Yes We Share e che hanno pensato di richiamare alcune delle personalità che hanno avuto modo di incontrare 2 anni fa insieme ad altre persone e da altre realtà per parlare un po' di temi come volontariato internazionale, la condizione femminile, la convivenza religiosa e questa sera del sistema scolastico ed universitario. E ricordo a tutti quanti che il 27 si terrà l'ultimo appuntamento del nostro progetto, sarà diviso in 2 parti la giornata. Il mattino ci troveremo insieme a un musicologo, musicoterapeuta e teatrante, esperto della cultura del Burkina Faso, che ci terrà un laboratorio per tutti gli interessati riguardante appunto la musica e il teatro del Burkina Faso, e poi ci ritroveremo tutti quanti al Teatro di Di Maro per la sera, per una serata di musiche e balli e un saluto finale al progetto. Ricordo a tutti quelli che volessero iscriversi al laboratorio che le prenotazioni sono aperte, bisogna inviare un'email ad amicisierraleone@hotmail.com entro e non oltre il 20 novembre. Affrettatevi perché i posti sono limitati. E ora lascio la parola ad Alessia che introdurrà il primo ospite con il quale abbiamo tutti noi che hanno partecipato alla redazione di questo progetto un legame particolare. Si tratta del vicerettore dell'Università di McKennie, che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio e che ha, diciamo così, spinto i membri dell'associazione a investire anche un po' di risorse ed energie nello studio universitario, in un ambito dove prima l'associazione Amici della Sierra Leone non operava, realizzando un totale di 6 borse di studio per studenti universitari. Ma lascio subito la parola ad Alessia e vi auguro buona serata. Ci rivediamo alla fine per i saluti finali e per ricordarci un'altra volta gli appuntamenti del progetto. Buonasera a tutti, ringrazio Daniele per la parola. Siamo in collegamento con il vicerettore dell'Università Cattolica di McKennie, il professor Yose Touré, che ha conseguito il dottorato in Scienze Sociali presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Questa, come appunto diceva Daniele, è la seconda volta che lo incontriamo. Infatti, durante il viaggio che abbiamo fatto in Africa, siamo andati all'interno dell'università e siamo andati anche all'interno dei laboratori. Lascio quindi la parola al professore, appunto come dicevo, Yose Touré, durante anche la visita che abbiamo fatto in Africa, l'abbiamo incontrato, siamo andati all'interno dell'università, all'interno dei laboratori dove abbiamo. Ok, abbiamo un piccolo problema tecnico, quindi. Come sapete, anzi, ve lo raccontiamo, in Africa l'elettricità non c'è sempre, quindi delle volte può capitare che ci siano questi salti di collegamento, anche quando siamo andati noi in Africa. Che alloggiavamo nel convento delle suore Clarisse, ricordo appunto che la sera veniva staccata l'elettricità e quindi non c'era più, mentre durante il giorno l'elettricità veniva data grazie ad un generatore, quindi normalmente possono esserci questi salti. Vediamo ora se. Ok, passiamo ora la parola ai nostri colleghi. Abbiamo Anna e Daniele. Facciamo un po' i tappabuchi nell'attesa che dalla Sierra Leone il collegamento riparta. E
Ti ricordi com'è stato l'incontro col rettore dell'Università di Makkani? Me lo ricordo come un incontro particolarmente toccante, perché beh, è stato particolarmente figo perché ci ha fatto visitare tutta l'università, mostrandoci anche il laboratorio dove, quando c'era stata l'epidemia dell'Ebola, i ricercatori dell'Università di Cambridge erano arrivati in Sierra Leone, che era uno dei due insieme alla Nuova Guinea, stati più colpiti del West Africa, e avevano fatto la ricerca isolando per primi il non lo so, non me ne dà il ceppo del virus, si dice così più o meno. E eravamo fra il resto reduci da una settimana, 10 giorni di tour forsennato in Sierra Leone, e avevamo visto ospedali, case dedicate ai poveri, a malati di AIDS, situazioni non particolarmente piacevoli, e arrivati da lui ricordo che la prima cosa che gli abbiamo chiesto è: ma te, che c'hai, lo vedrete appena si collegherà, che c'ha 30, neanche 40 anni e che ha studiato in Italia, che voglia c'avevi di ritornare in un posto del genere, spendere le conoscenze che hai acquisito all'estero? Beh, diciamo che è stato un incontro che ci ha dato tantissima carica, perché eravamo stati il giorno prima a Freetown, la capitale, che era stato un pugno nello stomaco, e abbiamo visto delle situazioni davvero drammatiche che ci facevano pensare a come la situazione fosse difficile. E vedere l'università, quindi una realtà che formava delle persone in maniera seria, professionale, strutturata, ci ha dato anche una nuova prospettiva rispetto alla mission dell'Associazione Amici della Sierra Leone, perché è vero che la maggior parte dell'impegno è stato rivolto soprattutto ai bambini più piccoli, ai bambini delle scuole elementari. Qualcosa alle superiori, però sì. È sempre stato l'asilo, gli elementari, il focus principale. Però ci siamo accorti di come la formazione di una classe dirigente, o comunque di una classe più dotta in Sierra Leone, sia fondamentale e importante, di come l'università sia proprio quella struttura che riesce a farlo. A creare quelle competenze che non puoi trovare, cioè che altrimenti uno Stato deve andare per forza a trovare altrove. Sì, abbiamo avuto la possibilità anche, ed è stato un incontro molto bello, di dialogare con un gruppo di studenti dell'università, quindi in maniera molto informale, così in una specie di bar, diciamo, un ritrovo. E è stato un incontro molto bello perché ci siamo confrontati sulle aspettative per il futuro. Esatto. Ci hanno raccontato del fatto che è particolarmente difficile anche tra studenti universitari abbattere le barriere che ci sono ancora tra le 16 o 17 tribù che popolano la Sierra Leone, che tutt'oggi recano una serie di pregiudizi sociali, politici ed economici con loro particolarmente rilevanti, e che rendono difficile il dialogo anche tra, come dire, studenti universitari, che ricordiamo sono pochissimi e vengono quasi tutti, ma poi i nostri invitati ci sapranno dire meglio, che provengono quasi tutti da situazioni comunque di benessere, che normalmente vuol dire anche una maggiore attenzione all'ambito dell'istruzione. Anche se a me una cosa aveva colpito moltissimo: noi pensiamo all'università comunque come un posto accogliente, caldo e ben strutturato, gli standard delle nostre università, per quanto magari sgangherate e con pochi fondi per sistemare le strutture, sono alti. Io sono rimasta impressionata quando, utilizzando i servizi dell'università di Makeni, abbiamo visto che l'acqua non c'è l'acqua corrente, quindi bisogna uscire dove c'è un bidone che raccoglie l'acqua piovana, e gli studenti la raccolgono e fanno il dovuto. Pare che sia tornato il collegamento, quindi ripassiamo la parola ad Alessia. Prego. Buonasera di nuovo a tutti. E ritorniamo in collegamento con il vicerettore dell'Università di Makeni. E come vi stavo dicendo, appunto, il vicerettore ha studiato in Italia, ha studiato all'Università Gregoriana di Roma. E lasciamo quindi la parola al rettore, che ci parlerà del tema dello studio, la scuola e del sistema scolastico in Sierra Leone. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Quindi iniziamo con la
il ruolo dell'università in Sierra Leone, quali sono le università che stanno in Sierra Leone. Mi chiamo padre Giuseppe Ciurè e sono contento di essere qui. Voglio ringraziarvi per tutto il lavoro che voi fate per noi, i volontariati che sono che stanno lavorando proprio per la Sierra Leone. Nel nostro paese abbiamo 6 università statali, quindi fondato dallo Stato, dove gli insegnanti sono pagati dallo Stato. Invece abbiamo 3 università private. La nostra università, l'Università di Makeni, è la prima università privata cattolica. Poi sono altre 2 università, sono università degli anglicani, poi c'è un'altra università for profit. Siamo università non profit, Università Cattolica di Makeni. Università Cattolica di Makeni, una giovane università, siamo quasi 15 anni. L'università è stata fatta dopo la guerra. Il discorso è questo. Perché l'università, dopo un anno di 10 anni di guerra civile in Sierra Leone, tutto è stato distrutto. Quindi abbiamo ponendo una domanda. Dove sono i saggi? Dove sono le menti? Qual è il futuro del nostro paese? Da lì è nato l'idea dell'università, l'università per promuovere il bene comune, per preparare le classi dirigenti, soprattutto dirigenti per lavorare dentro il paese, per trasformare il paese. Da lì, del 2005, è nata prima come un istituto, poi è cresciuto piano piano, 2009 come università, con 6 facoltà, la facoltà di scienze sociali, la facoltà di istruzione, la facoltà di agraria e scienze, food science, la facoltà di comunicazione, la facoltà di scienze politica, quindi sono 6 facoltà, con quasi 5.000 studenti, 5.000 studenti, 150 insegnanti, insegnanti accademici, insegnanti, poi lo staff amministrativo. Lo scopo dell'università in Sierra Leone, come ho detto, è di formare proprio i classi dirigenti, soprattutto formare i cittadini sieraleonesi di essere cittadini democratici. Poi anche formare questa classe di dirigente che lavora sia nell'ambito agraria, sia nell'ambito come maestri, sia nell'ambito di comunicazione. Questo è lo scopo dell'università. L'università non è strutturata come università in Europa. Purtroppo, anche se abbiamo seguito il modello anglofono, il modello inglese come università, piano piano stiamo crescendo per adattare questa università alla realtà sieraleonese. La prima cosa per me, la facoltà più importante, è la facoltà agraria, perché dobbiamo cercare per cibo, dobbiamo insegnare ai nostri studenti di produrre. Questo è per me la prima cosa, un'università deve produrre. C'è qui la mancanza di cibo. Ancora stiamo importando riso. Riso è il nostro cibo comune. Ancora il paese, noi ogni anno spendiamo più da 10 milioni di dollari per riso. Quindi la maggior parte del nostro cibo è stato importato dall'estero. Quindi agraria è la prima sfida. Per me, senza lavorare nel campo agraria, combinando il campo agraria con industria, cominciamo la fabbrica nell'ambito di agraria, non ci sarà sviluppo sostenibile per la nostra nazione. Quindi la facoltà agraria per me è importante, è la base, è il pilastro
per crescere qualsiasi altra facoltà. E volevamo chiedere, qual è la lingua di insegnamento all'interno dell'università e anche delle altre scuole? La lingua insegnante è inglese, perché stiamo seguendo il modello, perché siamo stati colonizzati dagli inglesi. Quindi la lingua franca è quella di inglese. Anche con la lingua franca inglese noi aggiungiamo anche la lingua madre. La lingua madre è proprio criolo che tutti parlano, ma la lingua franca nella scuola, nell'università è lingua inglese, perché a primo anno della scuola primaria fino all'università parliamo, scriviamo in inglese, quindi la lingua franca è inglese. Invece, dove ho visto che lei appunto ha studiato in Italia, dove vengono formati i professori universitari che insegnano nella vostra università? Sì, ho studiato alla Gregoriana, io ho studiato scienze sociali, la sociologia. Impariamo a capire le strutture, le istituzioni della società, come fa a crescere, come fa a trattare col cambiamento. Queste sono le cose che io ho imparato. Poi quando sono tornato ho cominciato a preparare, formare gli studenti, capire la nostra società, come adattare la nostra società alla realtà della guerra, dopo la guerra, come promuovere cambiamento dentro il paese con la sfida del modernità, con il cambiamento che sta lì, come possiamo reagire come un paese. Io ho cominciato prima con i politici, classi dirigenti, piano piano abbiamo fatto gli insegnanti, promuovere la formazione di insegnanti che va nella scuola primaria, che va a lavorare nel campus secondario, nella scuola secondaria, anche dentro nell'università. Le nostre professore sono stati formati dappertutto. Alcuni vengono, alcuni hanno studiato in Inghilterra, alcuni, la maggior parte hanno studiato in Italia. Per fortuna abbiamo ottenuto borsa di studio dal paese in Italia, alcuni nelle Università Cattolica di Milano, Università Salesiani, Università Gregoriana, quindi la maggior parte sono stati formati da fuori. Una domanda anche io. Durante l'incontro con lei, che è stato molto importante per noi, ci siamo resi conto di quanto l'istruzione anche universitaria sia la chiave per un movimento all'interno del vostro paese, come diceva lei, soprattutto in alcuni ambiti, quello agricolo, quello industriale. Ma secondo lei che previsione può fare? In quanto tempo gli studenti riusciranno ad essere formati a portare a nuove forme di imprenditoria? Noi abbiamo visto l'allevamento di polli, che è stato molto, molto interessante, una bellissima esperienza, ma che previsioni riuscite a fare? Adesso alcuni che hanno finito, alcuni alumni, stanno lavorando proprio nelle piccole fabbriche, nelle piccole imprese, come hai detto, una delle piccole imprese è proprio lì, nel pollaio, nel poultry farm. Alcuni lavorano con altre piccole imprese, small medium enterprise. Per me la facoltà di agraria è la base, per me deve essere proprio la base per cambiare il paese, perché non ci sono lavori, la disoccupazione è più alta, più da 50% del giovani sono disoccupati, quindi deve essere un'università adatta per creare lavoro, per trovare lavoro, per trovare lavoro basata proprio sull'agraria, agraria trasformata piano piano di essere industria. Per me è la base. Ho un'altra domanda. Ma che differenza c'è da un punto di vista di struttura, didattico, del tipo di studenti che vengono accolti all'interno dell'università tra università pubbliche e private? L'università privata, diciamo,
il sussidio, il pagamento, le tasse per gli studenti nell'università privata è un po' alta da quella pubblica, perché quella pubblica è stata appoggiata dallo Stato, quindi le tasse sono pagate dallo Stato, invece privata le famiglie. Ma per noi nell'università cattolica, le parrocchie fuori, gli amici fuori, le associazioni come la vostra associazione aiutano a pagare per gli studenti. Noi cerchiamo per aiuto dappertutto, nelle parrocchie, nelle amici che stanno esterni. Quindi quella è la differenza. Lo Stato ha appoggiato, i maestri sono pagati dallo Stato. Da noi, diciamo, l'università paga fra i nostri, fra i ricavati dalle tasse. Quindi questa è la differenza. Ma diciamo, nelle qualità, l'università privata ha un po' di qualità, perché è stata ben organizzata, strutturata. Noi finiamo da 4 anni, se uno studente deve avere la sua laurea in 4 anni, sì, non ci sono scioperi dell'università, della nostra università privata. Invece nell'università statale, se lo Stato non paga i maestri, domani ci sarà sciopero. Quindi quello è anche la differenza, la qualità. Poi nella nostra università Macchini abbiamo partnership, legami con altre università esterne che stanno fuori. Per esempio in Italia abbiamo partnership con Cattolica, con Università Gregoriana, Università Salesiana, abbiamo partnership con Università Cattolica in Spagna, alcune università in Inghilterra, alcune università in Ghana, in Kenya, Università Cattolica di Kenya. Quindi con questi partnership loro aiutano anche di insegnare sull'online, su Zoom. Adesso la nostra postgraduate program, il dottorato in educazione e sviluppo sostenibile, la maggior parte degli insegnanti sono insegnanti, professori che vengono da queste università. Università Cattolica di Milano, Università Cattolica di Kenya. Il processo online sta aiutando anche di insegnare. Quindi l'università privata c'è più innovazione, c'è la innovazione, c'è creatività, poi non c'è burocrazia. Invece nell'università statale c'è la burocrazia, qualche volta non è ben organizzata, ci sono sciopero quando lo Stato non ha soldi. Quindi sono le sfide per l'università statale e poi i vantaggi per l'università privata. E dopo aver parlato delle sfide dell'università, da casa ci arriva una domanda da Barbara che parla invece, ci chiede notizie sulle sfide degli studenti e ci chiede quali sono gli sbocchi professionali e le opportunità per gli studenti e le studentesse che terminano l'università. Hanno effettivamente terminato il percorso di studi maggiori possibilità di trovare un lavoro e un'occupazione adeguata? Sì, la maggior parte. La povertà è multidimensionale in Sierra Leone, più alta. Più del 60% della popolazione sta sotto la soglia della povertà. Quindi il reddito annuale del GDP del paese è quasi 400.000, diciamo. Questo è il income per capita, il reddito capitale per la famiglia. Quindi la povertà è perversa. C'è la povertà multidimensionale più del 60. Quindi la maggior parte di questi studenti vengono dalle famiglie povere. Noi con gli amici, con la missione, con le parrocchie, tentiamo di aiutare questi studenti. Quindi questi studenti hanno bisogno, prima cosa, di pagare le loro tasse, anche per sopravvivere, per cercare accomodazione, per cercare cibo ogni giorno. Non è che quando vengono nell'università alloggio e cibo ogni giorno per loro è una sfida per loro. Noi aiutiamo come una missione cattolica, noi aiutiamo anche di provare alloggio, abbiamo ostelli
3 ostelli, ma non è abbastanza, abbiamo più di ostelli per gli studenti, quindi alloggio, l'alloggio è una sfida, anche se c'è aiuto, anche possiamo anche avere cibo nel nostro cantina anche per gli studenti. Io voglio dare anche un piatto di riso per ogni studente, c'è, se c'è la possibilità. Quindi gli studenti, anche di studiare, devono lottare per vivere, per sopravvivere. Non è facile per loro. Quindi anche noi come università stiamo facendo advocacy, lobby per lo Stato, per aiutare i nostri cittadini. Quindi nell'università abbiamo un programma come bond governance, good governance. Abbiamo programmi per aiutare anche i politici, per formare i classi politici nell'ambito di diritti umani. Quindi l'università è questo luogo per fare tutto questo, per formare i cittadini, per promuovere il bene comune, per fare un cambiamento, una trasformazione nel nostro paese. Questo è il ruolo dell'università. Dopo questi studenti sono laureati, anche se la sfida di trovare lavoro, il livello di disoccupazione è alta, non ci sono lavori. Agraria è la base per creare lavoro per questi giovani. Agricoltura. Abbiamo un'altra domanda da parte di Marina, che chiede se le ragazze possono iscriversi all'università come i ragazzi, se hanno la stessa possibilità di iscriversi. Sì, non è che... Sì, sì, ma loro hanno, diciamo, sono più svantaggiati, no? Perché le ragazze devono trovare prima i tassi per le scuole, poi anche i genitori danno più possibilità ai maschi, alle ragazze, non alle ragazze. Quindi anche c'è questa sfida. Poi anche la sfida di sopravvivere. Hanno più bisogni dai maschi, quindi quello anche è un'altra sfida per loro. Ma piano piano loro stanno, c'è adesso quasi quasi c'è la parità fra le maschi e i femmini che vengono nell'università. Poi anche i ragazzi sono più bravi dalle maschi. Io ho visto che i ragazzi sono più bravi. L'anno scorso la più brava studente è stata una ragazza che ha avuto un alto livello nel campo di comunicazione, anche nel campo di agraria. Anche nell'università abbiamo una strategia, la nostra priorità è di aiutare le femmine. Quindi adesso come staff, come insegnanti, noi scegliamo i ragazzi per andare per studiare di più da fuori. Quindi abbiamo mandato 2 ragazze a Torchi, adesso stiamo mandando anche altre ragazze per formare gli insegnanti di essere dentro l'università. Grazie. Proprio ieri abbiamo avuto l'occasione di confrontarci con Veronica Camara. Camara, sì. Sì, che lavora lì con voi, sì, all'università, e ci ha proprio detto che sono molte, sì, le ragazze. Human Resource sì, è direttore del Human Resource. È stato ha studiato a Roma, quindi... Sì. Questo è la buona notizia per le ragazze. Anche loro sono più bravi, più stabili come dirigenti, come lavoratori dentro l'università. Se abbiamo 5 brave professoressa, l'università va avanti. Quindi noi puntiamo proprio di aiutare le ragazze perché sono più stabili, più dipendenti. Come si dice, dipendibile, credibile, affidabile, fiducia, affidabili. Sì, Veronica affidabile, ci confermava proprio questo, ma ci diceva come a volte la difficoltà per le ragazze sia quella, sì, di trovarsi ad essere, ad avere poca autostima, poca self-esteem, quindi far fatica, sì, ad esprimersi nei lavori di gruppo, sì, e nelle attività. Ha ragione, sì.
Sì, perché quello nasce dentro la famiglia, nasce anche dentro la società, per avere questa autostima. Non è facile per i ragazzi, no? Loro devono, diciamo, loro devono combattere ogni giorno. Quindi stiamo puntando proprio sulle donne. Ci fa piacere questa cosa. E anche come associazione, se posso spendere due parole sugli ultimi impegni dell'associazione, anche l'ultima scelta di spendere delle borse di studio universitarie si sta proprio direzionando verso favorire lo studio alle ragazze, che magari appunto a volte sono sfavorite anche da un punto di vista, a casa. Da un punto di vista della tradizione o dell'interesse della famiglia a portarle a studiare, a fare un percorso di studio universitario. Ora penso sia il momento di parlare anche con l'altro ospite, George Mangia. Va Mangia, vero? Ah, ecco, sono saltati, scusate. Ce l'hanno appena detto, succede come vi diceva prima Alessia. Esatto. Yes. Ecco, adesso vi Sì, sentiamo grazie. nuovamente. Non so se voi ci sentite. Nella serata di ieri siamo stati Allora, sì. fortunati e la rete ha retto tutto il tempo, ma ci raccontava il vescovo che ci saranno dei lavori per la sistemazione della rete elettrica che li porteranno ad avere una mancanza di elettricità addirittura per una settimana. Sarà un problema per voi questo all'università? Certo, perché se non c'è elettricità è difficile funzionare qui bene anche da noi. Quindi se chiudono tutto sarà una grande problema per noi. Ma per noi il futuro è sui pannelli solari. Cerchiamo di guadagnare più da quello che abbiamo. Qui c'è il sole che brilla tutto il giorno. Quindi se noi possiamo fa uno o due passi per trovare questi solari pannelli, allora è quella direzione che vogliamo seguire come università, perché qui il corrente non è stabile, un giorno sì, un giorno no, poi arriva un momento che più di una settimana non c'è niente, quindi ci porta sempre indietro questa situazione. Ma se riusciamo a trovare qualche amico, qualche amici che ci aiutano a trovare questi pannelli solari per costruire i pannelli solari che usiamo sui nostri campus, quindi sarebbe un passo molto, molto avanti. È una nuova attività, su cui specializzare i vostri studenti. Per adesso no, non siamo riusciti a lavorare a quel livello, perché è un livello più alto di quello che noi facciamo qui, ma passo in passo, con tempo, speriamo di arrivare lì, perché noi pensiamo sempre dell'innovazione, cerchiamo sempre di dare più valore di quello che abbiamo, no? Quindi cerchiamo, adesso tutti i lavori tecnici che facciamo a livello universitario sono a livello di base, diciamo, ma speriamo che con l'avanzamento dell'università possiamo arrivare anche a quel livello. Gli studenti studiano queste cose e poi possono produrre anche. Certo, ce lo auguriamo anche noi. Ma ci vuole raccontare anche il suo ruolo all'interno dell'università? E anche lei parla benissimo italiano, ha studiato anche lei in Italia. Sì, ho studiato in Italia con i Salesiani a Roma. Qual è il suo ruolo all'interno dell'università di Makeni? Qui all'Università di McKinney, l'UNIMA come lo chiamiamo, sono il direttore accademico, diciamo così, degli studi accademici. È da un anno già che sono arrivato qua a McKinney per lavorare con il professor Giulio Turè che ha appena parlato e adesso stiamo insieme a lavorare per portare avanti anche tutto che facciamo. E le prossime sfide? Sono tanti. Sono tanti. Lui ha già parlato della difficoltà di avere i bisogni che devono aiutare a portare gli studi avanti.
i bisogni, i problemi con le ragazze, i problemi con i ragazzi, i problemi domestici, i problemi che non riescono a trovare anche i materiali che devono avere per studiare bene, per lavorare bene all'università, per collaborare con i loro amici, per studiare insieme. Parliamo delle computer, non ci sono per tutti, alcuni hanno, alcuni non hanno. Ci sono tante cose, anche qui avete visto che all'inizio abbiamo trovato qualche difficoltà di stare in contatto con voi a causa della mancanza dell'internet che non è forte. Quindi ci sono tutte queste sfide che abbiamo davanti a noi. Ma sappiamo che non possiamo fare tutto allo stesso momento, quindi cerchiamo di fare un passo alla volta. Adesso cerchiamo di aumentare la qualità degli studi, di cercare che chi entra ad un certo livello, prima di uscire, riesca a non solo avere la conoscenza, ma le tecniche, come si dice, gli skills, le competenze per fare un cambiamento della sua vita e nella sua società, nella sua comunità. Sì, e d'altronde abbiamo visto anche noi durante il nostro viaggio come questo sia importante, proprio la formazione di competenze spendibili direttamente. E nel campo dell'agricoltura, che ci dicevate è quello su cui volete puntare maggiormente, quali sono gli aspetti principali sui quali state formando i vostri studenti? Nel campo dell'agricoltura ci sono diversi campi, diversi aspetti che pensiamo. Pensiamo di animal husbandry, pensiamo anche di fisheries. I fisheries non mi viene adesso la acquacultura, no? Pensiamo anche di insegnare ai nostri ragazzi e ragazze di saper usare le macchine, i trattori e queste altre cose per andare proprio nel campo agricoltura, per cambiare la vita quotidiana della gente, con una produzione forte, perché non basta avere la conoscenza, bisogna avere anche i mezzi per poter cambiare, trasferire questa conoscenza che hai avuto nel campo, che cambia la vita. Quindi si tratta anche di mettere in campo un lavoro sociale, un lavoro di col pubblico, con le persone, con i cittadini. Abbiamo visto quando siamo andati a vedere la poultry farm che gran parte del lavoro veniva rivolta anche verso le persone per provare a spiegare loro come coltivare alcune colture fosse importante e funzionale per far partire un circolo virtuoso e produttivo lì a Makeni. Certo, l'ha detto perfettamente. Noi crediamo in una cosa, che se l'università deve avere impatto sulla comunità, la comunità deve vedere cosa l'università può fare. Quindi quando cerchiamo di lavorare insieme con i nostri studenti, li puntiamo sempre verso fuori l'università. Che cosa potete fare quando siete fuori? Quale impatto potete fare per migliorare la vostra comunità, per portare avanti anche la crescita della gente, della società? Quindi per noi cerchiamo sempre di guardare fuori di noi stessi, anche con tutte le difficoltà che abbiamo, cerchiamo che dalle piccole cose che abbiamo possiamo già iniziare lì per andare avanti. Quindi se con tutto questo che facciamo troviamo un amico, una persona, un benefattore che vedi questo che facciamo, quando arriva lui o lei vedrà già la direzione che seguiamo e poi possiamo lavorare insieme. Proprio in merito a questo, è appena arrivata una domanda da casa da parte di Pier Giorgio, che ci chiede se ci sono nei territori della zona di Makeni aziende agricole locali o in prevalenza invece l'economia agricola è basata sulle imprese multinazionali o comunque di grandi dimensioni. Allora, qui a Makeni non si trova queste aziende, non si trovano, no.
perché è difficile. Già è il governo che fa tutto, ma ci sono alcuni, come si dice, organizzazioni non governamentali che lavorano anche in questo settore, ma il loro impatto è ancora minimo. Non hanno fatto un impatto grande, perché devono lavorare sempre con il governo, ma il governo non ha la mano per fare grandi cose, perché a causa della povertà, a causa della la guerra che abbiamo già superato adesso, ma le conseguenze sono tante. Quindi c'è ancora bisogno di far crescere queste aziende, se le troviamo, se abbiamo qualche partnership che ci possono aiutare, perché è già questo che siamo a, come si dice, noi siamo una università privata, ma cerchiamo il partnership per lavorare anche insieme nel campo agricoltura. Ecco perché voi avete già visto quello che facciamo con di poultry, no? Lì i poultry farm che abbiamo, le ragazze che sono venute l'altra volta già sono andate lì, quindi hanno visto. Questo è un risultato, è un risultato di un partnership tra noi e un altro italiano che ha visto quello che possiamo fare, quello che facciamo, e poi con il suo aiuto già stiamo lavorando in quella direzione. Sì, SBD. Un'altra cosa che abbiamo da poco iniziare, come si chiama, Skills Development Fund, che è dall'Unione Europea, che hanno mandato qualche soldi al governo, e il governo ha identificato alcune università e altre istituzioni che hanno chiesto di prendere studenti che normalmente non avranno la possibilità di frequentare l'università, perché il loro livello di istruzione è di base. Quindi hanno chiesto, prendete questi, dargli qualche formazione che li aiutano, che li preparano per saper usare qualche macchinetta, per poter fare, prendere cura degli animali, altre cose. Così loro, sul conto loro, trovare qualche lavoro per sostenersi. Quindi tutte queste cose stiamo cercando anche al nostro livello. E imparano anche tante altre skills, altre tecniche che li aiutano proprio a sopravvivere, diciamo. Un'altra domanda sempre sul tema. Ma le terre da voi in Sierra Leone a chi appartengono? Sono di privati cittadini? Sono invece in mano allo Stato o a enti pubblici? Quella è una bella domanda, perché da noi non è come in altri paesi. In Sierra Leone le terre appartengono alle famiglie. Alcune terre appartengono al governo, dipende da chi è responsabile, diciamo così. Quindi se uno, una famiglia o un'azienda vuole fare qualche lavoro, creare qualcosa sull'agricoltura, bisogna parlare con il governo. Mi sentite? A scatti, ma riusciamo a capire. Ci hai detto fino adesso che le terre... Mi sentite? Dici se abbiamo capito bene. Anzi, ci dica, scusi. Abbiamo capito che le terre sono un po' di privati, di famiglie, un po' del governo, okay. E che questo rende difficile cominciare nuove imprese perché bisogna chiedere nuovi permessi. Abbiamo capito bene? Sì. Ok, prego, se vuole. Guardiamo se il collegamento regge. Proviamo. Ecco, sì. È proprio questo. Bene, quindi ci diceva, è difficile, nel frattempo si è bloccata la sua... C'è sempre qualche dialogo che può essere fatto con le famiglie. Ecco, purtroppo abbiamo avuto un altro impedimento. Noi gli avremmo voluto chiedere...
anche qual è il ruolo dello Stato nel finanziare la ricerca, se effettivamente ci credono in questa cosa oppure no. Ma se voi nel frattempo avete altre domande, visto che stiamo riuscendo per ora ad interagire in una buona maniera e le domande sono molto interessanti e stimolanti anche rispetto a quelle che ci eravamo segnati, continuate a scriverle su Facebook. Nel frattempo Daniele ha qualcosa da dirci, quindi prego Daniele. Vabbè, qualcosa da dire, facciamo un po' i tappabuchi, quindi ci proviamo a dire qualcosa, ma forse non serve perché è tornato. Vediamo. Si sente? Vediamo un po' se l'attesa ripaga. Come vedete non è particolarmente facile tenere in piedi tutto. Ecco, sono Eccoci qua, siamo tornato. tornati. Bene, eravamo rimasti, stavamo parlando della terra. Chi possiede il terreno ci stava raccontando che è un po' dei privati, un po' del pubblico e che questo rende difficile spingere gli imprenditori a coltivare, a utilizzarli. Abbiamo capito bene? Sì, ma è possibile di entrare in dialogo, parlare con le famiglie, quelle famiglie ci entrano con noi in qualche dialogo per far possibile che possiamo usare quelle terre per fare qualcosa di buono per la comunità e per le loro famiglie. Ecco, si è Quindi sentito è ancora sempre male, ma provo. possibile che uno si identifica qualche terreno in qualche parte che è utile per fare qualche lavoro agraria e poi entra in dialogo con le persone, con le famiglie. Quindi Perfetto. è questo proprio che stavo dicendo, che nonostante tutte queste difficoltà, c'è sempre la possibilità di entrare in dialogo e trovare qualche terreno su cui possiamo fare qualche lavoro. Bene, questo è molto positivo e incoraggiante. Un'altra domanda abbiamo, rispetto al ruolo e all'influenza dello Stato verso la ricerca. Le università, pubbliche o private che siano, sono supportate e finanziate da parte dello Stato? Insomma, ci credono nel lavoro, importante che state facendo e avete un riconoscimento? Li abbiamo persi di nuovo, purtroppo. Nel frattempo, le immagini qua dietro di me sono proprio quelle della poultry farm di cui parlavamo. Noi abbiamo avuto l'occasione di vedere questo allevamento di polli che, a dire il vero, di primo acchito fa anche un po' strano, perché noi adesso che siamo abituati a pensare ai pochi polli che razzolano nel praticello, ci siamo trovati di fronte a tantissimi polli, ma ci raccontavano proprio come questo fosse un grande passo in avanti, perché pensate che ci dicevano alcune delle uova che arrivano in Sierra Leone vengono addirittura dal Brasile, ci dicevano, e a volte arrivano addirittura già marce. Quindi anche solo il fatto di avere queste uova di animali che sono stati selezionati per vivere bene in quel clima porta dei vantaggi molto grandi. In più, il lavoro di cui adesso ci accennava il dottor Pamangia, cioè quello di sensibilizzare i contadini, aveva un risvolto anche lì nella poultry farm, perché il mangime da dare a questi polli poteva essere coltivato dai contadini locali ed era in atto un'azione di sensibilizzazione, proprio quella di cui parlava, cioè far capire al contadino che magari ti conviene coltivare quella cosa e poi portarla alla fabbrica dei polli. Scusate, all'allevamento dei polli e che questo avrebbe dato vita ad un circolo positivo e produttivo. Forse è ripartito il collegamento, vedo l'immagine del dottore qua vicino. Ci sente? Sì, Perfetto, bene. scusate, la linea non è così forte. È così, succede. Allora, provo a farle questa domanda.
che riguarda il ruolo dello Stato nel finanziare le università, pubbliche o private che siano. Ricevete supporto? La ricerca è finanziata? Ci credono in voi e in quello che state facendo? Certo, quello che facciamo, noi siamo sicuri che facciamo le cose bene, ma per trovare qualche supporto da parte del governo, no, verso le università private, no, quello no, no, non viene fino ancora. Non parlo di domani perché non lo so, ma fino adesso no. Le università statali sì, perché il governo dà qualcosa non solo per la ricerca, anche per pagare gli insegnanti, i professori e altre cose, ma danno qualcosa da tempo in tempo anche verso la ricerca. Noi invece crediamo che la ricerca è la base dell'università, quindi bisogna fare qualche ricerca per forza, ma noi non lo facciamo per forza, lo facciamo perché abbiamo bisogno di fare le ricerche per crescere. No? Per anche aiutare a risolvere i problemi nel nostro paese, nel nostro contesto qua. Quindi cerchiamo anche dagli amici, dai fratelli, di qualche soldino di qua, di là, che ci aiutano a trovare, a fare queste ricerche. E un'altra cosa che cerchiamo è qualche partnership, perché abbiamo anche il laboratorio si chiama Laboratory for Infectious Diseases, che cerchiamo con qualche amico dal United Kingdom, dall'Inghilterra, che ci aiutano a studiare, a fare qualche ricerca in quel campo. Anche questo fondo, Skills Development Fund, SDF, che abbiamo ricevuto tra il governo dall'Unione Europea, è già per questo, per fare qualche ricerca su che funziona, che cosa non funziona, che tipo di agricoltura che possiamo fare in questa regione o in quell'altra regione. Quindi la ricerca è sempre parte della nostra università. Stiamo cercando sempre qualche ricerca che ci porta avanti o porta avanti la nostra missione. E un'altra domanda. In Italia abbiamo un problema di sfollamento di cervelli, cioè ci sono pochi posti di lavoro, come dire, per uno studente che ha studiato tanto e si è formato in un ambito molto specifico, trovare poi un lavoro il cui magari stipendio corrisponda a quello che ha studiato è spesso molto difficile, quindi se ne vanno dall'Italia, vanno in altri stati a cercare lavoro. Da voi in Sierra Leone come funziona? Una volta che uno studente si è laureato, preferisce normalmente restare in Sierra Leone e spendere lì le competenze che ha preso oppure se ne va in altri stati lì vicino? Torniamo al fatto che il livello della povertà in Sierra Leone è molto alto. Quindi uno finisce lo studio universitario e poi non trova lavoro. E chi trova lavoro non viene pagato un stipendio alto, quindi è difficile. Si vede questo proprio nelle scuole. Quando un insegnante è stato preparato e poi è entrato nella scuola, sta lì sempre per un tempo breve, sta sempre cercando per un altro lavoro che gli darà un stipendio molto più alto. Quindi è la stessa cosa, se uno già sta lavorando in un altro campo, anche se non è in una scuola, e poi trova un lavoro che gli porta anche fuori del paese, va in fretta, perché la persona creda che lì troverò una vita più alta, troverò uno stipendio più alto che mi sostenerebbe per tutto e mi aiuta a aiutare anche la mia famiglia. Quindi abbiamo questo, come si dice, è una fuga, diciamo. Sì, si chiama brain drain, no? Una sfuga dei cervelli. Quindi vengono qui, sono preparati, sono ben preparati, entrano nel campo di lavoro, non sono soddisfatti e poi quando arriva un'altra opportunità che gli darà qualche soddisfazione di più, in fretta se ne vanno.
Un'altra domanda ci è arrivata da casa, ci chiedono di cosa avrebbe bisogno la sua università per migliorare l'offerta formativa, ma a questo punto io aggiungo un pezzettino e chiedo anche per aiutare questi ragazzi che si laureano a riuscire a trovare un lavoro e sviluppare qualcosa in Sierra Leone. La prima cosa che di cui abbiamo bisogno per aiutare le ragazze e i ragazzi è di qualcosa che li aiutano a sostenere prima lo studio, perché come diceva il nostro dice, il rettore, arrivano tanti che non hanno neanche la tassa universitaria, non sanno dove li troveranno anche durante il periodo del loro studio, quindi vengono oggi e poi vanno via, beh, tornano dopo un mese. Lo studio di questi gruppi di ragazze diventa più difficile. Quindi se noi riusciamo a trovare qualche amico, qualche persona, qualche gruppo di ragazze che pensa di quello, qualche la parola giusta non mi viene adesso, ma l'intenzione è di trovare qualche soldino da qualche parte che ci aiuteranno a sostenere lo studio di questi ragazzi. Poi dopo aver fatto, aver complesso lo studio, il passo successivo sarà aiutare questi di fare la trasformazione dalla scuola o dal campus universitario alla vita reale, trovare qualche lavoro, qualche posto dove possono andare a lavorare. Allora noi pensiamo, il direttore ha parlato dell'agricoltura, se noi riusciamo ad avere qualche farm, si dice, in una parte di Makeni o in un villaggio più vicino, possiamo mandare questi studenti a fare qualche lavoro lì per un po' di tempo, o qualcosa sull'acquacoltura, o qualcosa sui pannelli solari. Possiamo identificare, se c'è bisogno, qualche tipo di lavoro, qualche innovazione su cui questi ragazzi possono farsi parte per aiutare se stessi e per aiutare il loro studio. E poi dopo aver fatto tutti gli studi sono usciti dall'università per trovare qualche mezzo di sostenere la loro vita. Quindi fondi e finanziamenti per la vostra università e invece per gli studenti delle applicazioni concrete rispetto al loro lavoro. Ma mentre parlava ci è arrivata un'altra domanda, che è questa. C'è possibilità all'interno delle ONG, le organizzazioni non governative, le no profit che operano in Sierra Leone, per i vostri studenti? Quello può essere uno sbocco lavorativo per loro? Sì, ma proprio, diciamo, poco, perché queste cose, queste organizzazioni non governamentali lavorano, anche se non direttamente con il lavoro, hanno la loro missione, la loro direzione, quindi anche se vengono da noi all'università, hanno proprio quello che loro vogliono fare, è solo quello che fanno. Quindi noi dobbiamo collaborare solo in quel campo limitato, diciamo. Ma se noi abbiamo una visione un pochino più non aperta, ma ampia, diciamo più vasta, più ambiata, allora possiamo, è difficile trovare queste organizzazioni qui dentro il paese che ci aiuterebbe a sostenere queste missioni. È per questo che dobbiamo sempre andare fuori a chiedere, a trovare gli amici che possono entrare con noi in qualche partnership. Grazie, quindi l'obiettivo è quello che non solo di supportare le organizzazioni non governative, ma quello che si crei all'interno della Sierra Leone stessa un gruppo di persone che sono attive e che diventano il motore delle azioni che voi auspicate, ecco, per il benessere della Sierra Leone, ho capito bene? Ecco, è proprio quello che per noi è il più importante, perché chi viene ad aiutarci, viene ad aiutarci, ma se noi non prendiamo le cose sulle nostre mani e poi cerchiamo di portarle avanti, allora tutto va a niente alla fine. Quindi dobbiamo cercare anche all'interno di trovare quale base solida
di qui possiamo operare. Allora chi viene da fuori, chi viene ad aiutarci, trova già una base, no? Un punto di partenza. Anche se non partiamo insieme da niente, noi dobbiamo imparare da loro come si fa a portare le cose che abbiamo già messo insieme avanti. Quindi abbiamo sempre questo davanti a noi, cercare sempre di collaborare con i nostri amici, ma di trovare un punto di sostanamento, perché è importante. Perché tutto non deve andare via, andare per niente, se tornano al loro paese e se vanno via i nostri amici. Ci dovevano lasciare già una base, una conoscenza, le competenze per portare avanti quello che abbiamo fatto insieme. Grazie. È stato molto interessante parlare con voi e davvero vi auguriamo di riuscire a non perdere l'entusiasmo intanto e tutto l'impegno che state mettendo, perché davvero anche la visita da parte nostra presso la vostra università è stato un momento fondamentale del nostro viaggio. E qua si vedono delle immagini, eravamo proprio con Father Turei. Sì. Ora, se avete qualcosa da dirci, altrimenti abbiamo visto che le domande da casa sono terminate e noi possiamo anche salutarvi. Grazie, perché voi siete la nostra voce lì in Italia, Europa, la voce per Africa. Voglio ringraziarvi per questo, per il vostro lavoro che voi fate. Grazie a voi. Siamo proprio contenti che ci avete dato questa possibilità di spiegare le nostre cose, di parlare con voi. Nel nome del nostro vescovo, nel nome del rettore, io vi ringrazio tanto. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie. Passo allora la parola a Daniele. E rieccoci qua per i saluti finali. Io vi ricordo che il nostro progetto non è finito, però è finita la parte online. D'ora in avanti Africanti, culture dell'Africa subsahariana andrà avanti in presenza. Ci troveremo il 27 novembre per un laboratorio artistico condotto da un musicologo e un musicoterapeuta esperto della cultura del Burkina Faso, che ci introdurrà un po' alla musica e al teatro di questa terra d'Africa che ancora non abbiamo trattato. Quindi dopo il Kenya, dopo la Sierra Leone, andiamo anche in Burkina Faso. La giornata si terrà in presenza alla palestra di San Bernardo di Rabbi. È richiesta la prenotazione, mandate un'email ad associazione amici sierraleone@hotmail.com entro e non oltre il 20 novembre, affrettatevi perché i posti sono limitati. E poi sempre il 27 novembre, la sera, al Teatro di Dimaro, ci ritroveremo per una serata di musica, balli e ancora una volta per parlare d'Africa. Lì non sarà richiesta la prenotazione, venite tutti quanti e ognuno porti qualcuno che male non fa. Vi saluto un'altra volta, grazie e buonanotte.